Buongiorno e bentornati al Policlinico Ambrosiano. Le porte del nostro ospedale finalmente oggi si riaprono e ho il piacere oggi di accompagnarvi in un piccolo giro all'interno del nostro reparto. Il nostro reparto è un reparto speciale a tutti gli effetti. Perché? Perché si incontrano dei medici speciali. I primi ve li presento, sono Gabriel e Elisa, sono i nostri specializzandi senior. Beh, lui è il senior, io sono ancora giovane. E la specializzante lei, visto che ha ancora molto da imparare? In realtà io ho molti anni di esperienza. Okay. Sì, in realtà sì. Loro sono bravi a nasconderlo, ma in realtà si amano molto. Per fare in modo che un ospedale, un reparto funzionino, serve una caposala di ferro. Ed ecco la nostra Teresa. Buongiorno, Doc. Buongiorno. Chi sono questi signori? Ah, è la conferenza stampa. Ah, bene, perfetto, accomodatevi. Lei è particolarmente rigida perché non tutti i medici sono, come dire, gestibili. Alcuni sono particolarmente indisciplinati, come Lorenzo e Riccardo, che... siete in ritardo. No, Doc, stavamo soltanto parlando di uno studio... Studio medico. Sì, immagino lo studio di cui stavate parlando. Comunque, siete in ritardo. Beh, non siamo in ritardo finché Teresa non dice che siamo in ritardo. Lorenzo? Riccardo? A lavoro. Ecco, appunto. Ecco, sì. Vai tu. Ok, continuiamo il nostro giro con la medicheria. È un luogo speciale dove insomma, facciamo delle visite un po' particolari e dove oggi vi faccio conoscere i nostri due nuovi medici, che sono Cecilia e Damiano. No, scusa Andrea, ora non posso. Doc, se hai bisogno di una mano puoi chiedermi. Ok, quando avete finito mi raggiungete in sala medici? Sì, va bene. Ok. Lei è molto professionale, lui molto paraculo. Non so se mi posso fidare di loro, ma mi posso fidare sicuramente di una persona all'interno di questo reparto, la dottoressa Giordano. Buongiorno. I risultati della scintigrafia? È negativa, avevi ragione tu. Un'altra volta? È negativa. No, avevo ragione io. Va bene, lo dico direttamente a loro. La dottoressa Giordano ha sempre, sempre ragione. Ehi! Scusa papà, ma io cosa c'entro con la conferenza stampa? Lei è Carolina, mia figlia, si sta per laureare in medicina e presto verrà a lavorare con me. Scordatelo. Ecco appunto. Comunque, in questo grande reparto ci sono dei medici speciali e ho il piacere di presentarveli. Sono il dottor Sandri, grande neuropsichiatra e mio grande amico. La prima cosa spiega la seconda. Okay. La dottoressa Ferrari, psicologa, e di qui di materiale umano su cui lavorare ce n'è parecchio. Buongiorno, Doc. E infine, Agnese, la miglior direttrice sanitaria del pianeta. Beh, per ringraziarmi per aver autorizzato questa conferenza stampa e reparto, come minimo dovresti risposarmi, no? Ok, farò questo sacrificio. E intanto vi do di nuovo il benvenuto nel nostro ospedale e siamo ufficialmente pronti per iniziare questa conferenza stampa. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.